Non solo sport. Ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle 11:15 alle 13 su PRL con Marco Pantusa. In redazione Francesco Liverio. Bentornati, 12:09, 11 secondi, come promesso nei titoli. Si continua a discutere di quello che è stato il meraviglioso weekend del volley calabrese a San Giovanni in Fiore, al Palasport, nella palestra della Ragioneria, Kinderiadi nella mattinata di domenica, le due finali tra sabato e domenica, ma soprattutto una grande organizzazione targata Volley San Giovanni in Fiore. È un lavoro che dura da ormai più di un mese. Sono stati tre giorni intensissimi, tre giorni che hanno portato alla realizzazione poi di un sogno, il nono Memorial Peppino Cocchiero. Un nono Memorial che si è concluso ieri sera, si è concluso almeno dal punto di vista sportivo, perché c'è tanto lavoro ancora da fare, sono tanti i contatti che sono arrivati stamattina nelle nostre poste elettroniche, tanti quelli che sono arrivati nella posta elettronica della Volley San Giovanni in Fiore. Un grande evento che non finisce di far parlare di sé. Saranno tanti i servizi anche delle televisioni regionali, perché ieri erano presenti le telecamere di Esperia TV, ma saranno tanti anche ancora e ancora soprattutto per tutta questa settimana gli articoli che usciranno per ricordare questo grande evento. Ne parliamo qui in studio con un dirigente della Volley San Giovanni in Fiore, un grande amico, Salvatore Gentile. Salvatore, 12:10 e ho fatto un'apertura lunghissima io, perché volevo ancora rimarcare la grande organizzazione vostra, soprattutto il grande impegno nel portare qui, soprattutto a San Giovanni in Fiore, un evento regionale. San Giovanni in Fiore che diventa la capitale del volley per due giorni. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io ringrazio innanzitutto tutto lo staff di Non Solo Sport per l'invito in trasmissione. Col senno di poi diciamo che è stata una manifestazione meravigliosa. Il lavoro svolto è stato un lavoro certosino sotto tutti i punti di vista Il solito piccio che colpisce, ha colpito anche durante il weekend. A un certo punto, mentre doveva partire il start and player, che prevedeva la mia voce e l'elencazione delle atlete della finale femminile, la luce è saltata. Questa mattina sono saltate un po' le cuffie, è saltato un po' il microfono. Riprende Salvatore diceva che è stato un grande evento, giustamente col senno del poi, ma il lavoro va rimarcato, Salvatore, il lavoro va riconosciuto, lo riconoscono le persone che continuano a parlare dell'evento, lo riconoscono le circa mille persone di ieri nel palazzetto. Ecco, appunto, come dicevo, è stato un lavoro certosino, non è stato un lavoro facile e leggero, sono stati tanti i giorni che abbiamo dedicato alla preparazione di questo evento. Tutti gli articoli di giornali, televisioni, email e messaggi tramite i social network ci gratificano di questo grosso lavoro fatto. E visto che sono arrivati complimenti e non critiche per tutta questa manifestazione fatta ieri e l'altro ieri, complimenti e non critiche che sicuramente continueranno ad arrivare, soprattutto i complimenti, perché le critiche lasciano il segno, anche questo è il segno del poi, perché i numeri parlano, i numeri sono danno ragione a tutti quelli che hanno creduto in questa iniziativa. Credo che ci siano anche degli sponsor dietro, ieri l'ho citati tanto, tante volte, perché è giusto così. Dietro una società sportiva, la Volley San Giovanni in Fiore lo viene a raccontare molto spesso nei microfoni di Non Solo Sport, mi ha fatto enormemente piacere far parte di una dei giorni. È vero, qualcuno stamattina mi chiedeva: ma dove hai trovato la voce per fare lo start and player alla finale maschile? La trovi, quelle sono emozioni che le trovi davanti a mille persone che ti ascoltano, mille persone che aspettano che tu gli racconti quello che sta per succedere da lì a pochi secondi. Emozioni che abbiamo vissuto insieme a Salvatore, eravamo a stretto contatto. Salvatore è stato impegnatissimo insieme a tutto lo staff della Volley San Giovanni in Fiore, ma credo che
i ringraziamenti spettano a lui, e soprattutto un aver in studio la Valle San Giovanni in Fiore, rappresentata da Salvatore Gentile, ma rappresentata da Pais Petroni, che sta provando a girare anche un video nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto. E i saluti di Salvatore e un ringraziamento mio personale a nome di Non Solo Sport per aver vissuto insieme a voi delle grandi, grandi emozioni legate al volley, legate a due nomi importanti, Peppino Cocchiero e Sergio Sorrenti. Allora, arrivederci a tutti e vi ringrazio per l'attenzione. E il ringraziamento particolare, come ha anticipato Francesco, lo dobbiamo fare nei confronti degli sponsor che ci hanno dato una mano per lo svolgimento di questa manifestazione. Quindi desidero ringraziare pubblicamente l'azienda agricola La Sorgente dei fratelli Serra, Meridiana Legnami Pellet Lucano, l'autotrasporti Santini, Eureka Idee Veloci di Antonelli Eureka, che è sempre a disposizione, le onoranze funebri Falegnami, la pasticceria Nonno Biscotto, centro telefonia Gentile, il locale Symposium e l'hotel Duchessa della Sila, che si sono prestati a darci una mano per la buona riuscita di questo evento. Volevo ringraziare pubblicamente anche la redazione di Non Solo Sport e Francesco, che si è messa a disposizione per questo intero weekend a nostra disposizione. Purtroppo siamo riusciti a farla arrabbiare più di una volta, ma alla fine tutto è andato bene ed è stato davvero un grande pure lui nel presentare la manifestazione e uscire fuori anche da alcune nuvolette nere che abbiamo avuto sulla testa durante questi due giorni. Che mi resta di dire? Ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione, sia dalle persone appassionate del volley, sia dalle autorità pallavolistiche e non, che sono state presenti a questa manifestazione. Ci hanno reso grazie a tutto quello che abbiamo cercato di organizzare. E grazie a tutti, non mi resta che dire questo, grazie a tutti. Un Salvatore Gentile emozionato, e questo rappresenta anche il duro lavoro che ci sta dietro ad un grande evento che sicuramente tornerà a San Giovanni in Fiore nei prossimi anni. Ci si augura che sia una squadra di San Giovanni in Fiore a giocarsi una finale di Coppa Calabria. Questo è il sogno di un giornalista di San Giovannese, ma di un appassionato di volley. 12 e 16 minuti, a me non resta che salutare tutta la volley di San Giovanni in Fiore, gli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa, e dare la linea alla regia.